Matteo Meschiari, oggi Milano contro Padova, una partita importante per l'Allianz Milano dopo la vittoria di giovedì contro Modena. È stata un'iniezione di fiducia quel successo al tie break per questo rush finale della regular season? Sì, assolutamente, ci serviva a trovare una vittoria per il morale della squadra soprattutto dopo molte sconfitte di fila, e vittoria che comunque è arrivata e vogliamo ovviamente continuare a vincere anche oggi contro Padova. È una partita molto difficile perché è una squadra molto in forma, con buoni giocatori, ma ci siamo preparati al massimo per affrontare questa partita nel migliore dei modi. Alla vigilia di questa gara alcuni tuoi compagni, ma anche il coach, hanno detto che da temere di Padova c'è la fase break e il servizio. Sarà lì l'importanza dell'attenzione che Milano dovrà mettere per trovare, insomma, il bandolo della matassa di questa sfida. Esatto, sono una squadra che batte molto bene, e con buoni fasi break, e noi dobbiamo essere molto bravi a uscire in fase di cambio palla nel migliore dei modi, sfruttando subito tutte le occasioni che possiamo avere. La partita di Modena ha raccontato di una Milano che è finalmente tornata con il roster a completo, che può contare su tutti gli effettivi, su tutta la panchina. Quanto è importante mettere in campo questo spirito di gruppo, no? Che poi ha fatto la differenza con Modena. Esatto, abbiamo avuto un'ottima prova di carattere nella partita contro Modena, e questo è stato un punto per noi molto importante, che anche oggi deve essere il nostro punto di inizio, perché è sicuramente molto utile e importante avere un ottimo spirito di squadra in campo. L'ultima domanda, tante partite in pochi giorni, ci sarà Padova, poi Trento, insomma un rush finale di Superlega molto impegnativo. Sì, molto impegnativo. E dobbiamo essere bravi a gestirci sia sotto il punto di vista fisico che sotto il punto di vista mentale, e stare sempre lì con voglia di vincere, dando il massimo negli allenamenti che abbiamo a disposizione.